Salve a tutti cari sconosciuti, io sono Fairy, o se preferite Meloki, e in questo video della Set Primps vorrei discutere con voi della mia esperienza, delle mie impressioni sul videogioco The Technomancer. Come al solito tengo a precisare il fatto che questo video non vuole essere una recensione, inoltre non ci saranno spoiler di alcun tipo, se non per quanto riguarda davvero i primissimi momenti di gioco. Nel caso comunque non vogliate rovinarvi l'esperienza in alcuna maniera, potete tranquillamente ridurre la finestra del video ad icona e limitarvi ad ascoltare, dato che non tratterò aspetti avanzati della trama neppure a voce. Tuttavia, a queste due premesse, stavolta ne aggiungerò una terza, importante tanto quanto le altre. Ovvero che, a prescindere da tutto ciò che dirò fra poco, per farla davvero breve, posso affermare fin da adesso che The Technomancer è un gioco oggettivamente mediocre. Ma in questo video cercherò di non fare la parte dell'acquirente deluso e tenterò di esaminare questo gioco nei suoi molti difetti e pochi ma interessanti pregi. The Technomancer è stato sviluppato da Spiders e distribuito da Focus Home Interactive il 28 giugno di quest'anno. Si tratta quindi di un gioco recente, che però pecca di una grafica e di animazioni non così esaltanti. Per fortuna non si tratta di nulla di orripilante come Bound by Flame, che è il precedente lavoro di Spiders, e con il quale quindi paragonerò spesso The Technomancer, anche se per l'orrore che mi ha generato, Bound by Flame meriterebbe effettivamente un Primps a parte tutto per sé. Ma tornando a parlare di The Technomancer, giocandolo su PS4 ho apprezzato la stabilità del framerate, cosa che con una simile grafica dovrebbe essere ovvia, ma che visti i trascorsi dello studio Spiders, vedi appunto Bound by Flame, non mi sarei stupita nel vedere molto ballerino. È un peccato che appunto la grafica non sia nulla di che, visto che invece il mondo di gioco, almeno a livello di reparto artistico, concettuale, mi è sembrato piuttosto convincente, sia nelle ambientazioni che nel design complessivo di personaggi e creature. Le mappe sono tutte articolate e discretamente estese, però poche, con uno spawn fisso dei nemici e troppo backtracking nelle fasi avanzate del gioco, che per quanto possa essere giustificato a livello di trama, può rendere l'avanzamento davvero noioso. Per quanto riguarda la localizzazione, devo dire che sono rimasta piacevolmente colpita, visto che il gioco ha il parlato in lingua inglese e i testi a schermo multilingua, italiano compreso. E il doppiaggio non è affatto male, rimane sempre godibile anche nel caso di personaggi non troppo brillanti. Purtroppo lo stesso non si può dire delle musiche, che sono prive di carisma e di identità e anonime quando non addirittura fastidiose. Anche per quanto riguarda la longevità non ho molto da dire, una run di completismo si aggira intorno alla trentina di ore, che non sono tante per un gioco di ruolo ma nemmeno poche. Peccato appunto per le sezioni di backtracking di cui abbiamo parlato prima, che in quanto obbligatorio appesantisce inutilmente l'ultimo terzo del gioco e ne mina notevolmente la rigiocabilità. E parliamo infine dell'argomento più spinoso, ovvero il gameplay vero e proprio di questo The Technomancer. La prima cosa che va detta è che, come ogni gioco mal bilanciato che si rispetti, la modalità difficile ed estrema sono veramente cattive, e per essere superate obbligano veramente il giocatore a rompere le intelligenze artificiali degli avversari per non fare una brutta fine. Personalmente ho terminato il gioco in modalità difficile e sono circa metà della run in modalità estrema, quindi parlo per esperienza personale. E inoltre, soprattutto in questi due livelli di difficoltà, si nota quanto siano fragili, stupidi e inutili i compagni di squadra, buoni soltanto per sviare l'attenzione dei nemici giusto per un mezzo minuto scarso prima che esplodano e per fornire i loro bonus passivi quando si tengono nel gruppo. The Technomancer si trascina molti dei limiti di Bound by Flame, pur migliorandosi su quasi ogni aspetto. Il più importante a mio avviso è l'assenza di tracking avversario, che insieme a una maggiore reattività dei comandi porta i combattimenti a essere molto più dinamici e anche belli da vedere, per quanto comunque rimangano sempre sulla soglia della sufficienza. Ed esattamente come Bound by Flame, i comandi rimangono complicati da padroneggiare, soprattutto all'inizio, e la telecamera ogni tanto ha qualche problemino, specialmente nei corridoi stretti o nei vicoli. Inoltre l'intelligenza artificiale è semplicissima e i combattimenti si somigliano un po' tutti. Eppure, non vogliatemene, l'ho trovati comunque più divertenti e meno frustranti di quelli di The Witcher 3, almeno per quanto riguarda le difficoltà estreme di entrambi i titoli. Su questo punto però ci tengo a precisare che sono fortemente soggettiva, quindi mi affretto a specificare che se fin da subito il combat system non mi garba, vi farà schifo sino alla fine, visto che a parte qualche abilità il sistema rimane invariato per tutto il gioco, per tutta la durata del gioco, nel bene e nel male. Un aspetto molto importante, appunto, specialmente a livello di difficoltà,
difficoltà superiori al normale sarà il metodo di crafting e potenziamento di armi ed armature. Tuttavia, per quanto importante, rimarrà comunque limitato, visto che nonostante gli equipaggiamenti siano tutti molto belli da vedere, pieni di dettagli, se ne trovano un numero veramente ridotto, specialmente considerato che stiamo parlando di un gioco di ruolo. Se non si fosse già capito, il principale limite di The Technomancer è che è pieno di opzioni, scelte, alternative, ma per un motivo o per un altro il loro sviluppo è limitato o il loro effetto molto circoscritto. Ad esempio le romance, i cui dialoghi si limitano a 3, forse 4, non le ho fatte tutte e 3, per ciascun personaggio con cui è possibile flirtare, più una cutscene di effusioni rigorosamente con armatura addosso, con praticamente nessuna possibilità di estendere la conoscenza del partner e senza conseguenze dirette sulla trama a parte una frase diversa nel finale. Si tratta quindi di uno stile molto old school, molto limitato, molto Dragon Age Origins. Un altro esempio di potenziale sprecato è il karma e le alleanze tra le fazioni. In base alle nostre scelte e le quest, se anche quelle secondarie ne danno spesso e molte, otterremo un karma positivo o negativo e le simpatie o antipatie delle varie fazioni di gioco. Tuttavia, a parte la possibilità di ottenere un loro aiuto per giunta simbolico nelle fasi finali del titolo e in casi estremi, ma davvero estremi, la perdita di uno o più companion, la decisione su chi spalleggiare non influirà per nulla negli eventi di trama, per non parlare del karma, che è assolutamente sottosfruttato, visto che si tratta di una meccanica veramente interessante, visto che inserisce l'etica nel gameplay. Aiutare o tirarsi indietro di fronte a una persona bisognosa, o più semplicemente decidere di uccidere o risparmiare i propri nemici una volta messi fuori gioco, non è una scelta da poco. Ma comportarsi male, fare i cattivoni, a parte delle occhiatacce, delle frasi impiccate da parte degli NPC o comunque dei nostri compagni, non porterebbe a nessun vantaggio di gameplay, visto che ad esempio il siero recuperato dalle vittime, che è la valuta di gioco, sarà sempre un quantitativo veramente ridotto, per cui in pratica non vale la pena di fare la parte dei cattivi. Insomma, per quanto le buone idee ci siano tutte, e The Technomancer è comunque un ottimo passo avanti rispetto a Bound by Flame, rimane sempre un titolo sulla soglia della sufficienza. Ed è un peccato, visto che le buone idee ci sono e il potenziale di sviluppo degli eventi anche. La trama infatti non è per niente banale, ha un taglio forse troppo politico e realistico per poter essere definito avvincente, appetibile per il giocatore medio, però ha pagato i miei gusti personali, dato che, essendo per nulla attratta dalla fantascienza classica, una approccio più politico, più concreto, mi ha reso tutto molto più interessante, ma appunto son gusti. In pratica, se il vostro ideale di storia fantasy è Mass Effect, per intenderci, state ben lontani da The Technomancer. I personaggi, protagonista incluso, non brillano e non sono delle figure memorabili, ma almeno non cadono in cliché fastidiosi. Crescono, per quanto relativamente poco, con il passare del tempo, e hanno tutti dei bei interessanti retroscena. Come del resto tutto il mondo di gioco, sono presenti tantissimi dialoghi opzionali per scoprire la lore delle vicende che hanno appunto accompagnato l'esistenza di questi coloni di Marte. Ed è molto affascinante porre le stesse domande a persone diverse e scoprire vari punti di vista. Per non parlare della posizione sociale, politica, del ruolo, dell'origine dei tecnomanti, che per quanto non voglia discutere adesso per evitare spoiler, mi sono davvero piaciuti, in quanto molto poco epici e con quella vaga puzza di setta potenzialmente letale che non guasta mai, visto che ho sempre odiato le storie con i cattivi da una parte e i buoni dall'altra. E qui parlo per esperienza personale, anche la maniera in cui sono state trattate le relazioni militari fra i personaggi, visto che noi partiamo come cadetti di un'accademia di ufficiali tecnomanti, devo dire che sono stati trattati in maniera molto coerente, molto realistica, molto vera. Parlo sia per quanto riguarda i comportamenti fra subordinato e superiore, fra cadetto e maestro, che per il tipo di incarico assegnato a un neo ufficiale. Tutti bellissimi, interessanti, affascinanti particolari che però si perdono in quella che è alla fine una palude di mediocrità. Insomma, per concludere, The Technomancer non è un gioco di merda, ma nemmeno qualcosa di eccezionale. Come già detto, la cosa a essermi piaciuta di più è la trama molto poco fantasy e le scelte possibili nel finale, ma avendo dei gusti poco comuni per quanto riguarda questi aspetti, capisco che quelli che per me sono pregi, per molti potrebbero essere difetti. Di sicuro non è un titolo che consiglierei come acquisto a prezzo pieno, e a meno che non siate masochisti, vi sconsiglio caldamente di giocarlo alle difficoltà più elevate. Ma nell'improbabilissimo caso in cui non abbiate la più pallida
idea di cosa acquistare, potreste pensare di dargli una possibilità, magari recuperandolo di seconda mano, approfittando di qualche sconto. Queste in breve le mie opinioni su The Technomancer di Spider. Spero che il video vi sia garbato, di non avervi annoiato troppo, di aver detto cose interessanti. Sentitevi chiaramente liberissimi di dire la vostra, qualora lo abbiate giocato, nei commenti. E ciò detto, io vi ringrazio per l'attenzione e noi ci sentiamo o ci vediamo in un prossimo video. Ciao!